Buongiorno, sabato 25 agosto, questo è il nostro mare, e quella gente io la conosco, fammi ciao ciao, oggi mare stupendo, vento, nonostante il vento, mare stupendo, è da un sacco che non ci vediamo ragazzi, ho un sacco di cose da raccontarvi ma ho necessità di finire un lavoro che sto facendo, un lavoro dentistico, quindi molto poco simpatico. Non riesco quasi a parlare, quindi per me è già tanto riuscire a fare un piccolo video, perché mi rendo conto che sono quasi 2 settimane che non pubblico, quindi mi è sembrato giusto oggi farvi vedere un po' di quello di cui possiamo godere noi. Ciao bimbe! Bimbe! Guardate il mio pesciolino. Il mio pesciolino, che pesciolina. Vediamo se riesco a inquadrarmi. Eccomi qua. Io tristissima col cappellino. Col cappellino perché non posso prendere il sole in faccia. Visto e considerato che ho un'infiammazione alla mandibola. Dovuto a un dente fratturato. Ho passato praticamente tutto agosto, la settimana di Ferragosto drogata dal Brufen, fino adesso in realtà, perché non è ancora finita. Poi magari vi racconto in un video apposito tutto quello che mi è successo, insomma. Non è stato un bel mese. Non è stato per niente un bel mese. Spero che voi non ci abbiate passato. Vieni, Rebe! No, vieni qua! Non lo devi vedere. Vai! Uno, due e tre! Che tuffo! Un bombolo mi sembravi, amore. Non quello, l'unicorno vuole fare. L'altro giorno in macelleria voleva le fettine di unicorno, oggi vuoi fare il tuffo a unicorno. Stasera grigliata l'unicorno. Facciamolo, pronta? Dai, via. Via. Ah no? Bravissima! Gli ha tirato via un dente anche al padre. Incidente, incidente! 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 Così puoi fare, anche io mi lo faccio, guarda, anche io! Dai, salto, pronta? Dai, piedi, uno, dove là? Due, pronta? Uno, due, tre! Bravissima! Ciao, me ne scappo! Stai scappando via? No, Matilde, vieni qua! Matti! Queste due sono incredibili. Poi appena finirà, diciamo, il clou della gente, quando a settembre ci saranno veramente poche persone, noi avremo, aspettate che vedete lì, un posto prenotato per andare a pescare la domenica mattina, quando finalmente riusciremo
mattina riusciremo finalmente magari a rilassarci un pochino, adesso anche domani, speriamo che il tempo sia così, non pretendiamo chissà cosa, però insomma che riusciamo a goderci un po' la casetta, visto che tra una cosa e l'altra è stata un'estate pesante, molto pesante, tra i lavori, le rifiniture, mille disguidi che sono successi, incidenti e cose varie, più il mio dente. È stata un'estate non tanto da ricordare, effettivamente forse è il peggior agosto della mia vita, però vabbè, c'è gente che sta peggio, godiamoci questo. Eccoci qua, stasera abbiamo una piccola grigliatina di pesce. E poi c'è il fuoco. E poi c'è il fuoco che non si tocca. Brucia. E che brucia. Ma tu cosa sei, cinese? Lo sai che qui c'è una rana? Quando? L'altro giorno. Ma stasera con la... col barbecue acceso non si vedranno di sicuro. Stasera siamo invitati a cena dagli zii. Oh, ciao tipo. E quindi ci facciamo una bella grigliata tutti insieme. Ciao bebè. Ciao Matti. Cosa mi raccontate di bello? Rana. Sì, amore, l'abbiamo sentito dalla rana. E poi... Mi è piaciuto questo fine settimana. Vabbè, per adesso siamo arrivati stamattina. E poi andiamo alla spiaggia. Però comunque mi è piaciuto fino adesso. E poi ho fatto un tuffo di canna che mi è piaciuto. L'altro giorno eravamo in macelleria che stavo prendendo la carne di cavallo e Matilde ha detto: io voglio la carne di unicorno. Certo, la carne di unicorno, un nuovo business per chi volesse iniziarlo, la carne di unicorno. Mamma. Adesso noi andiamo a mangiare e ci vediamo domani. Ragazzi, io sono qua. Sì, voi sempre in mezzo. Tata, poi te le lecchi le dita? E quello ve lo dovete È buona? Dopo te le lecchi le dita. Non so, amore, sarà un pezzettino di guscio. L'acqua? Serve. Passa le arselle, giusto due spaghetti, eh. Il bello è che zia Tata ha detto: facciamo due spaghettini, mezzo chilo. Serve. Ciao. Dai, mangiare. Serve. Mangiare. Pensato di giocare con le mani. Andiamo, bene. Sì, aspetta. Oh, no, il braccio lo batti. Sì.
ci racconta di questa meravigliosa estate, Mr. Masola. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Tutto quello che dico potrebbe impedire presentato come impedire. Mi astengo. Decisamente sì. È andata così. Quest'estate è andata così. Godiamoci gli ultimi scorci. Pazienza. La prossima sarà migliore. Dove stai andando? Non dove c'è già la sabbia bagnata, dove ne può bagnare altra naturalmente. Guarda, torno qui indietro, Matti. Idea papà. Grazie, buon telefono ora. Ora il prossimo secchiello. Ok ragazzi, scusate se ieri sera non ho chiuso il vlog, ma alla fine volevo fare un bel vlog lungo del mare, delle cose nuove, invece si è alzato il vento, siamo dovuti scappare via dal mare. Di pomeriggio siamo rimasti, dopo la pennichella ci siamo riposati e dopo un pochino abbiamo ritirato la roba e siamo tornati a casa, perché comunque era abbastanza invivibile la situazione, era veramente molto molto forte il vento, si stava portando via tutto. Quindi detto questo, io ne approfitto per chiudere questa specie di mini vlog. Vi racconto cosa caspiterina mi è successo ad agosto, finalmente, per quale motivo io sono sparita. Io mi rendo conto che ho mancato la settimana di Ferragosto completamente, non ho messo video. La settimana prima ho dovuto utilizzare un video che avevo registrato in precedenza per non lasciarvi senza nulla, semplicemente perché, come vi ho già accennato prima, io è dai primi di agosto che ho problemi ai denti, a un dente in realtà, un dente che si è fratturato. Io mi sono resa conto di avere mal di denti i primi giorni di agosto, tant'è che il 2 ho telefonato al il 2 o il 3 non me lo ricordo, era di venerdì comunque, ho telefonato al dentista e gli ho detto: guarda, io ho mal di denti, mi puoi fare una visita, mi puoi controllare, anche perché era un dente che aveva delle vecchie otturazioni di tantissimi anni fa, tanti tanti anni fa, di quando ero ragazzina, e quindi io ho pensato che si fosse magari sollevata una di queste vecchie otturazioni, mi stesse entrando il cibo dentro, si fosse riformata la carie all'interno. Quindi mi ha detto: guarda, vieni lunedì all'1:30 e così ti controlliamo. Il lunedì mattina, che era mi pare il 5 di agosto, sono andata, mi hanno controllato, visivamente non si vedeva nulla, mi hanno fatto la radiografia e il dentista ha scoperto che questo dente si era fratturato, quindi si era formata una crepa, e dalla radiografia mi ha detto: sembrerebbe che la crepa non arrivi fino alle radici, quindi probabilmente riusciamo a salvare il dente, altrimenti se la spaccatura fosse arrivata fino alle radici naturalmente era da estrarre e non c'era più nulla da fare. E quindi niente, abbiamo preso l'appuntamento per il giovedì 9, per sistemare questa frattura. Io ho pensato: faccio tutto prima di Ferragosto, perché poi so che loro vanno in ferie e sono tranquilla, quindi non ho problemi se mi viene dolore, ok, ho detto faccio tutto prima così mi prendo il sicuro. Male essere poatto. Quindi niente, il giovedì sono andata alle 9 di mattina, ha iniziato a trapanare, comunque doveva allargare la crepa per poi semplicemente mettere questa specie di pastetta cementizia e ricostruire il dente, quindi tutto molto semplice. Premessa: io sono resistente all'anestesia,
qualsiasi tipo di anestesia, che sia del dentista, che sia di un qualsiasi altro medico, resistente all'epidurale. Io devo fare sempre in proporzione, se una persona normale fa una puntura io ne devo fare tre. E si è verificata la stessa cosa anche in questo caso, quindi tre punture di anestesia, perché me ne ha fatto due, ha provato a iniziare a lavorare e non era cosa, perché io sentivo ancora il dolore, quindi mi ha fatto un'altra puntura. Quindi tre anestesie, mi ha fatto tutto. Quando stava iniziando a ricostruire, probabilmente l'anestesia mi si stava risvegliando dopo un'oretta e mezza. Quindi io l'ho avvisato, ho detto guarda che mi sta facendo male. E lui mi ha detto sì sì, però abbiamo quasi finito, abbi un attimino di pazienza. Nel frattempo che lui mi ricostruiva il dente io piangevo, ma piangevo dal dolore. Sapete quei lacrimoni, quei lacrimoni così che veramente mi venivano i singhiozzi dal dolore. Non ho mai avuto così tanto mal di denti, io veramente, non che mi ricordi, non sono mai stata così male. E infatti io gli ho detto, poi alla fine, quando mi ha finito di mettere, di ricostruire, mi ha tolto tutta l'impalcatura che mettono adesso, quella per isolare il singolo dente, coltellino di silicone, eccetera, eccetera. E quando mi ha tolto tutto, prima che mi levigasse, mi rifinisse il dente, mi ha dovuto fare un'altra anestesia, quindi siamo a quattro. Quattro anestesie in una mattina. E infatti io sono rimasta drogata praticamente fino alle 6 del pomeriggio. Niente, il dolore non passava, mi faceva male nonostante l'anestesia. Io sentivo dolore, sentivo proprio pressione, tant'è che gli ho detto Marce, ma non è, scusate le urla, ci sono le bambine che stanno giocando a modo loro. Io gli ho detto, Marce, ma non è che sia arrivato al nervo, perché a me sta facendo male, mi sta facendo proprio male il nervo. Lui mi ha detto, no, sei tranquilla, è la sensazione, perché comunque ci abbiamo lavorato molto, sicuramente hai la gengiva un po' irritata, comunque sei tranquilla, ti prendi il Brufen per un paio di giorni e vedrai che ti passa. Va bene, questo era il giovedì, quindi un paio di giorni significa fino al sabato, fino alla domenica. Vabbè, c'è il fine settimana di mezzo, il lunedì io ero ancora così, per non dire peggio. Peccato che il lunedì era il lunedì di Ferragosto, della settimana di Ferragosto. Io ho provato a telefonare naturalmente, ma non mi ha risposto nessuno, non c'era nessuno in studio, quindi io praticamente tutta la settimana di Ferragosto non ho potuto fare altro che imbottirmi di Brufen. Oltretutto, allo scadere delle 5 ore anziché delle 8 dovevo riprendere un altro, perché mi si risvegliava pesantemente il dente, il nervo del dente, che comunque era compresso dalla ricostruzione, ed era un dolore, ragazzi, insopportabile, perché poi mi prendeva qua sotto, mi faceva male qua, mi facevano male le tonsille, mi faceva male l'orecchio, mi è salito fino ai denti superiori, quindi era impossibile anche quasi masticare, anche se masticavo da questa parte, ma comunque il movimento era una sofferenza, e il dolore molto spesso mi arrivava anche all'occhio. Quindi io ho passato praticamente 12 giorni drogata dal Brufen. Il lunedì mattina successivo, sapevo che tornavano in servizio, insomma, quindi ho ritelefonato. Ho telefonato e vabbè, non vi sto a raccontare le peripezie dello studio, però ce l'hanno fatta inserirmi, perché praticamente il dentista che mi sta seguendo tuttora non era di turno il lunedì, e io gli ho detto chiaro e tondo, guarda che non me ne frega niente, io questo dente lo voglio sistemato, non ho intenzione di passare un'altra notte in queste condizioni, quindi oggi mi trovate un buco e mi sistemate questo dente. E, insomma, con la mia solita gentilezza sono riuscita a farmi trovare un posticino alle 7 di sera, perché naturalmente durante il giorno, essendoci altri medici di turno, non c'erano poltrone disponibili, quindi alle 7 sono andata e avrei voluto strozzare tutti, veramente stavo malissimo Sono entrata alle 7, sono uscita alle 8 e mezza,
effettivamente il mio dentista mi ha detto sì sì, è il nervo, gli ho spiegato cosa avevo, mi ha detto sì sì, sicuramente è il nervo ed è da devitalizzare, volevo evitarlo perché comunque spero sempre che le cose si aggiustino, però è da togliere, cioè è da devitalizzare. E niente, quindi abbiamo iniziato. La mia solita fortuna, hashtag mai una gioia, ha voluto che, allora, io anziché avere tre canali come tutte le persone normali ne ho quattro canali su quel dente. Oltretutto avevo il nervo infiammatissimo e quindi era molto difficile riuscire ad anestetizzarmi, quindi altre tre anestesie. Tre anestesie esterne, diciamo, e poi mi ha fatto quelle interne al dente, due mi pare che me ne abbia fatto dentro. Quindi niente, ho iniziato a lavorare la devitalizzazione, però purtroppo era un lavoro molto molto lungo e quindi mi ha rimandato, ha finito, diciamo, le cose principali e mi ha chiuso con una pastina, insomma, così volante, in modo da potermi far mangiare, tra virgolette, e mi ha rimandato al giorno dopo. Il giorno dopo sono entrata alle 4 del pomeriggio, sono uscita alle 6 e mezza, quindi dopo 2 ore e mezza a bocca aperta, a bocca spalancata e altre innumerevoli anestesie, ha finito in linea di massima di devitalizzare il dente, quindi io quel dolore pulsante non lo sentivo più. In compenso mi è venuta una mascella così, o una mandibola, la parte di sotto si chiama mandibola, grossa così, mi si è infiammato tutto il nervo, tant'è che pensava mi fosse uscito un ascesso. Mi si è formata un'afte enorme dentro la bocca, praticamente dove chiudono le due arcate. Infatti il giorno dopo, che sarei dovuta andare a finire il lavoro di ricostruzione, non mi ha potuto toccare perché ero troppo gonfia, non riuscivo neanche a tenere la bocca aperta. Naturalmente non riuscivo a parlare, non riuscivo a mangiare. Quindi insomma, capite da tutta questa cosa perché io non ho potuto registrare video, perché anche adesso che vi sto parlando ogni tanto mi devo fermare e dare un attimo di sollievo perché è quasi del tutto sgonfio, però ancora c'è qualche residuo. Quindi niente, mi ha rimandato al lunedì dopo, tant'è che ieri, che era lunedì, ieri sera sono riuscita a finalmente a finire tutto il lavoro, quindi la devitalizzazione. Ha preso le misure dei canali, le ha richiusi e ha ricostruito il dente e ciccia. Quindi questo dente è finito. La sensazione in questo momento, dopo aver fatto 4 giorni con il dente vuoto praticamente, la sensazione era stranissima perché non era dolore, era solo fastidio rispetto a tutto quello che avevo passato prima, era solo fastidio, quindi diciamo che li ho passati così, aspettando e soprattutto con la paura che non riuscisse a finire di sistemarli tutti i problemi che c'erano, insomma, perché poi io, oltre ad avere 4 canali, ho i canali molto stretti e molto storti. Sempre per l'hashtag mai una gioia di qui sopra, quindi ci è voluto tanto tantissimo tempo per riuscire proprio a completare la devitalizzazione, a cercare di farla al meglio possibile, tant'è che anche lui stesso mi ha detto, cioè io avrò curato un migliaio di denti, è la prima volta che vedo una persona con una sfortuna del genere, il dente si è fratturato, dobbiamo andare a devitalizzare, 4 canali anziché 3, canali stretti, canali storti, un disastro, veramente un disastro. L'afte, la formazione di questa specie di ascesso, che non era un ascesso perché per fortuna si è sgonfiato senza prendere antibiotici. Insomma, secondo me il mal di denti è una delle cose peggiori che ci siano al mondo, anche perché non è una cosa che puoi curarti da sola, cioè non,
devi andare per forza da uno specialista e devi avere fiducia in questo specialista. Ecco, a me forse la cosa che più mi ha buttato giù è che gli ultimi giorni stavo perdendo fiducia nel mio dentista. E anche perché lui non mi spiegava cosa stava succedendo. Io cercavo di capire da quello che lui diceva all'assistente, da quello che l'assistente diceva a lui, però insomma in linea di massima avrebbe potuto essere un po' più esaustivo. Comunque, e voi direte sì, glielo potevi chiedere tu, avete ragione, ma se io avevo tutta l'impalcatura in bocca ed ero lì con la bocca spalancata, non potevo chiedere niente. Quindi cercavo di carpire le informazioni. E niente, ieri sera finalmente mi ha ricostruito sto cavolo di dente. Adesso la sensazione è strana perché mi sento gonfia, ho la sensazione di una pesantezza che prima non c'era, naturalmente, perché adesso avendo riempito tutti i canali con questa specie di malta cementizia apposita, il dente è effettivamente più pesante rispetto agli altri, però mi ci abituerò, insomma, me lo auguro. Non vedo l'ora che mi passi questa sensazione, perché psicologicamente non ce la faccio più. Cioè, oggi è, che giorno è? 28 agosto. Insomma, dal 2 al 3 di agosto che sono in ballo con sto dente. Certo, per carità, io adesso sicuramente, in tanti mi diranno ti lamenti per questo dente, sembra che sia successo chissà cosa. No, attenzione, io ho continuato a fare la mia vita di tutti i giorni, nel senso, ho continuato ad andare a lavorare, ho continuato a prendermi cura delle mie bambine. Guarda, cos'è questo? Spicciolato. Cos'è questo? Spicciolatolo. Spicciolatolo. Splicerato. Dai, noi guardiamo le immagini mentre mamma vide. Ho continuato comunque a fare tutto quello che facevo, cercando di rendere al meglio, insomma. Se dovevamo uscire siamo usciti, se dovevamo stare con gli amici siamo rimasti con gli amici. Certo, io purtroppo non sono stata tanto di compagnia, perché essendo sotto farmaci da un mese non potevo mangiare tante cose, non potevo bere nella maniera più assoluta, quindi mi rendo conto che sicuramente in qualche serata non sono stata molto di compagnia, però insomma nella vita c'è molto di peggio, no? Quindi siamo andati avanti, siamo arrivati a questo punto, spero che nel giro di 2 o 3 giorni anche questa sensazione sparisca e che finisca questo agosto e inizi settembre in una maniera completamente diversa. Spero che torni il caldo e che riusciamo ancora ad andare qualche giorno al mare, e basta, tutto qua. È stato un mese duro, la verità, anche perché sono successe delle cose in famiglia che mi hanno buttato giù parecchio, e niente. Non vedo l'ora che finisca agosto e che inizi settembre, anche perché settembre è il nostro mese dei compleanni. Sì. Fra un po' avremo una festa di compleanno importante, che è quella di Rebecchina. Poi c'è quella di mamma anche. Anch'io. Quella di mamma. Poi c'è quella di nonna, poi c'è quella dell'altra nonna. Sì, tutte e due le nonne. E poi tanti zii e cugini sono nati a settembre, insomma, speriamo di ricordarceli tutti. Aspetta, non mi ricordo. Siamo tanti, poi mamma te li dice. Ok ragazzi, io adesso vi saluto, vi faccio salutare anche dalle bimbe. Ciao. Spero di avervi tenuto compagnia per un po' e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.